e benvenuti nel mio nuovo vlog in time. Allora, vi ricordo che questo è un video in collaborazione con Famiglia in Campagna, Otto Sotto un Tetto, Valentina Tamimon, Maria Sdurni Family, Luisa Luca Chiavetta e io. Allora, quindi vi lascio direttamente nel mio info box i link diretti per andare ai loro canali. Mi raccomando, andate a iscrivervi perché ognuno di noi ha dei canali proprio diversi. Allora, io già inizio ora a preparare questa ricetta perché comunque bisogna farla lievitare e andiamo a fare le ciambelline fritte. Si possono fare anche al forno, però a noi piacciono più fritte. Allora, vi dico subito gli ingredienti per questa ricetta. Allora, per questa ricetta, allora io la vado a fare al bimbi, però potete farlo con una planetaria, a mano, come meglio credete. Io ho la comodità del bimbi e quindi lo sfrutto. Alessio, stanno giocando con le cipolle. Ditemi voi se è un gioco da fare oggi con le cipolle e con l'aglio. E mettono da un cartone all'altro, vabbè. Allora, vi dico la ricetta, quindi ci serve, io seguo le indicazioni di questa qua, perché a parte che l'ho già fatta e sono buonissime. Allora, 300 g di farina, 300 g di manitoba, 2 uova intere, però le uova quelle grandi, 300 ml di latte, 20 g di lievito di birra, 60 g di zucchero, scorza di limone oppure arancio, delle essenze, vabbè, mezza bustina per dolci, un pizzico di sale e poi naturalmente deve lievitare, vabbè, ma poi vedete, vi faccio vedere i passaggi nel video. Quanto mi costa a me fare questi dolci, perché sto proprio a dieta, dieta proprio, però il giorno 14 faccio il giorno dello sgarro. E quindi perché mangerò e non mi interessa della dieta, non dieta, devo proprio mangiare. Il mio giorno sgarro, vabbè, lo faccio io capitare comunque di San Valentino. Vabbè, allora non mi perdo in chiacchiere, inizio ad azionare il bimbi, quindi ci vediamo nel video. Le ciambelle fritte fatte al bimbi, questa è una ricetta che ho preso sopra al gruppo del bimbi su Facebook, però devo essere sincera, la manitoba dell'Eurospin non tanto mi piace, perché l'ho fatta anche l'altra volta, però era un impasto di pizza e non tanto mi è piaciuta, e anche il lievito dell'Eurospin
Lo boccio, non tanto mi piace, anche perché la lievitazione, vabbè, già le faccio lunghe le lievitazioni, però questo mi ha lievitato, sì, mi ha lievitato, ma non la lievitazione che dico io proprio, la bella morbida, vabbè, sono venute lo stesso buone, però non le acquisterò più sia Manitoba che lievito secco all'Eurospin. Allora, io le ciambelline le ho fatte, metà mo le mangiamo domani mattina, beh, mangiamo, mangiano, io sto a dieta, però ho assaggiato giusto un pezzettino per vedere com'erano, sono veramente buone, le lascio semplici, non vado a farcire né con crema e Nutella, poi quello che si vogliono mettere loro si mettono, tanto la Nutella c'è sempre. E la marmellata, la crema no, quindi se la devo far passare la voglia della crema perché non l'ho fatta. E va bene, allora io chiudo qui il video, spero che vi ho dato un piccolo spunto, più che altro che vi ho tenuto un po' di compagnia, io e le mie super occhiaie. Vi lasciamo, vi salutiamo, vi ricordo di andare su giù nell'impo, mandartaglio pure a parlare, vi ricordo giù nell'info box i nomi dei canali diretti, ho detto io che mi indartaglio oggi. Vi lascio giù nell'info box, io perché sto guardando Alessio e Mattia che mi stanno davanti e si sono messi in una posizione tutti e due sulla sedia che rischiano di cadere, quindi mi intartaglio pure a parlare. Vabbè, ci vediamo domani con un altro vlog in time. Ciao!